Hello everyone! Bentornati! Scusate se oggi fate un po' di shake shake shake, ma siete sul letto. Oggi parliamo delle 5 domande che mi fanno più spesso sull'Italia, riguardo l'Italia, quando vado in America. Queste 5 domande non sono le uniche domande che mi fanno riguardo l'Italia. Me ne hanno fatte di pazzesche, però queste sono un po' strane e me le hanno fatte spesso. Quindi mi chiedo, boh, sarà l'immagine dell'Italia che noi diamo? La domanda numero uno, io non mi sarei mai aspettata questa domanda, ma me l'hanno fatta in tanti e tante volte, è: l'Italia è un paese socialista? Ebbene sì, ragazzi, questa domanda me l'hanno fatta in più persone e in più occasioni. Sapete, parlando dell'Italia viene spesso fuori la sanità pubblica, le pensioni, quelle statali, e quindi spesso gli americani dicono sì sì, però l'Italia è un paese socialista, vero? Io non so mai come rispondere, perché c'è uno spettro, diciamo. Nella mia definizione di paese socialista, l'Italia non è un paese socialista. Quindi io dico di no. Però tanti americani dicono no, non è vero, ma l'Italia è socialista perché avete la sanità pubblica, perché avete l'università, la pensione. Quindi non so, preparatevi a rispondere a questa domanda se avete intenzione di addentrarvi in argomenti che siano un po' più seri, magari, ecco, se parlate di coronavirus, sanità, tutte queste cose. La prossima. Questa non penso che vi stupirà più di tanto, però capita spesso che gli americani chiedano: ma tua nonna cucina benissimo? Cioè, se voi per caso menzionate la vostra nonna italiana, sicuramente parte il "è vero che è bravissima a cucinare, avete uno chef". Vi fa ridere perché sì, in generale gli italiani cucinano molto bene, però io direi che quella brava brava a cucinare della mia famiglia sono io. È vero, è mia mamma. Però mi fa ridere che menzionare la nonna italiana ha un impatto molto più forte nella cucina rispetto alla mamma. Beh, le mie nonne cucinano bene, però hanno un menù più limitato. Mia madre potrebbe fare lo chef. Domanda numero 3. Questa, ragazzi, è strana, è strana, ma me l'hanno fatta in tanti e me l'hanno fatta anche su YouTube. Cosa pensano gli italiani dei siciliani? Allora, se ti fanno questa domanda una volta, tu pensi: probabilmente quella persona è stata in Sicilia o ha origini siciliane e quindi vuole sapere che cosa pensano gli italiani in generale dei siciliani. Ma a volte mi chiedono addirittura tipo: è vero che con questo visto posso andare in Italia e in Sicilia? Ma perché? Secondo me c'è quasi un misconception, cioè tipo un errore, che magari alcune persone, non tutti, ovviamente sto generalizzando, pensano che la Sicilia non faccia parte dell'Italia o che abbia delle leggi diverse dall'Italia. Perché non mi chiedono mai che cosa pensano gli italiani dei napoletani? Che ne so, anche loro hanno una storia particolare, ricca, che per tanti anni si è staccata dal resto dell'Italia, no? Col Regno di Napoli. Perché solo con la Sicilia? Perché con la Sardegna no? Secondo me c'è un po' una concezione strana della Sicilia, però non sono riuscita a capire, perché non volendo essere maleducata, non è che dicevo: ma guarda che sono lo stesso paese, eh? Io facevo tipo: sì sì, puoi entrare in Sicilia con lo stesso visto. Si stava nascondendo dietro la telecamera. La prossima domanda. Allora, questa mi è capitata più volte. Sonia, ma con i miei vestiti posso venire in Italia? Oppure, posso indossare i leggings in Italia? Tante domande sulla moda, che si vede che noi abbiamo ancora questo appeal di questo paese della moda italiana. Forse tanti americani hanno paura di fare una figuraccia se vengono in Italia con i leggings e la felpa. Io dico sempre no, tranquilla. Cioè, è vero, gli italiani hanno un dress code un po' più specifico per quanto riguarda magari un matrimonio. Ecco, se una persona americana mi dicesse devo andare a un matrimonio italiano, dipende dal tipo di cerimonia, però magari c'è più attenzione rispetto all'America. Però per uscire tutti i giorni, legging, scarpa da ginnastica, felpa, ma sì! Io poi sempre con leggings, jeans, felpe, cappucci, non lo so, sembro Eminem. Oggi no, perché? Però perché ho fatto yoga. Ma io faccio sempre questi video bellissimi dopo che faccio yoga. Dovrei fare yoga tipo più spesso. L'ultima domanda che mi è stata fatta più volte è: i vostri gesti italiani hanno un senso? Alcune persone non sanno che i nostri gesti, quelli specifici italiani, come questo, 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 non sanno che hanno un significato preciso e che non è solo gesticolare come sto facendo io e come faccio io in ogni praticamente momento e secondo, che tutti mi dicono: Sonia è troppo, basta, smettila, non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Però i nostri gesti italiani hanno anche un significato ben preciso. Cioè, io
io posso guardare Brian dall'altra parte della palestra e dire: andiamo a mangiare, ho fame, andiamo. Posso fare una frase completa solo con i gesti. Gli americani gesticolano tanto rispetto ad altri paesi, però non hanno tantissimi gesti con un significato preciso. Ok ragazzi, questo era un video veloce, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente ci sono altre domande che mi sono state fatte, però a volte sono episodi isolati che mi scioccano, tipo domande tipo: oh mio Dio, episodi isolati. A volte sono domande un po' più comprensibili e comuni, tipo: ma come si fa il sugo all'italiana? Ok, bene, è una domanda comprensibile. Però queste domande mi sono state poste spesso e secondo me sono domande un po' strane. Spero che vi sia piaciuto e passate una buona giornata. Ciao ciao!